questo servizio parleremo dei principali sistemi di propulsione delle imbarcazioni: la linea d'asse, il piede poppiero, il pod drive, l'idrogetto, le propulsioni di superficie. Vedremo diversi scafi, dai grandi yacht ai tender, e analizzeremo le differenze di prestazioni, consumi e assetto delle diverse propulsioni. Il primo sistema è la linea d'asse. È il più semplice, il più economico ed è anche il più affidabile sistema. In navigazione sul mare mosso riduce il beccheggio, ma ha una bassa efficienza e una pessima manovrabilità. Si può utilizzare su qualsiasi imbarcazione, ma su quelle piccole con singolo motore i problemi di manovrabilità si accentuano. Ed è quindi ideale solo con doppie motorizzazioni e generalmente con scafi oltre i 12 metri per imbarcazioni che sono destinate a lunghe navigazioni, dove l'affidabilità prevale sulla ricerca delle prestazioni. Un esempio è il Magellano 66, dove si apprezza l'assetto dato da questo tipo di propulsione che tende ad abbassare la prua per far navigare la barca con minore beccheggio. Il fenomeno è dovuto all'inclinazione degli assi, ma questo è anche il suo principale difetto, perché parte dell'energia del motore viene indirizzata verso il fondo, quindi in una direzione che non è quella utile al moto dell'imbarcazione. Inoltre, a lento moto i timoni non hanno molta efficacia perché sono investiti da uno scarso flusso d'acqua. La linea d'asse non ha limiti massimi di dimensioni e di potenza, è impiegata sulla quasi totalità delle navi mercantili e naturalmente anche sui grandi yacht da diporto. E ora vediamo il pod drive. Il più diffuso è l'IPS di Volvo Penta, che ha eliche traenti, cioè rivolte verso prua. La prua della barca è da questa parte. Il piede è sterzante e questo facilita manovre e conduzione in navigazione. Ha un'altissima efficienza. Volvo Penta dichiara un incremento del 30% delle prestazioni e una riduzione del 30% dei consumi rispetto a un'identica imbarcazione di pari motorizzazione dotata però delle linee d'assi. Nei nostri test, e ne abbiamo fatti davvero tanti, abbiamo effettivamente riscontrato un miglioramento della velocità e dei consumi, che si avvicina parecchio ai valori ipotizzati dal costruttore svedese. Per esempio, l'Absolute 60, 18,40 m con due motori da 725 cavalli, un rapporto peso-potenza di 23,4 kg cavallo, raggiunge i 33,5 nodi e ha un consumo a 25 nodi di 7,4 litri per miglio. Ci sono flying bridge con la linea d'asse di pari dimensioni e peso che hanno il 30% di potenza in più, ma non raggiungono la stessa velocità. E a 25 nodi consumano fino al 30% in più. Se spostiamo l'analisi su modelli che hanno fatto un uso esasperato del pod drive, come l'Hammer 110, uno yacht di 33 metri con ben 4 motori da 900 cavalli, tutti con propulsione IPS, abbiamo dei risultati sorprendenti. Nonostante il rendimento energetico di 4 diesel sia teoricamente inferiore rispetto a quello di due motori con pari potenza, grazie all'efficienza della propulsione IPS, a fronte di un rapporto peso-potenza di 26,6 kg per cavallo a vuoto, questo super yacht raggiunge una velocità massima di 28 nodi e ha un consumo di 45 litri ora a 9 nodi, cioè solo 5 litri per miglio. Per non parlare poi della sua manovrabilità e della sua accelerazione, grazie alla spinta di ben 8 eliche, 2 per ogni pod.
Il pod drive, tuttavia, presenta degli svantaggi perché in planata tende ad appoppare la barca, in navigazione sul mare mosso aumenta la frequenza e l'intensità del beccheggio. Ma questi problemi sono stati risolti da Volvo Penta con l'uso di correttori di assetto automatici, gli Interceptor della Humphrey. L'elevato pescaggio di questo sistema ha frenato il suo utilizzo in aree dove la navigazione avviene frequentemente su bassi fondali, ma in realtà, urtando un ostacolo sommerso, la parte inferiore dovrebbe staccarsi, ovviamente, se la parte superiore è stata ben fissata allo scafo, seguendo anche le istruzioni che Volvo Penta fornisce ai cantieri. Il piede poppiero è la soluzione ideale per le barche di piccola e media lunghezza perché possiede una buona manovrabilità e un'elevata efficienza. Rispetto al fuoribordo però necessita di una maggiore manutenzione perché molte parti restano immerse e devono essere frequentemente lubrificate o sostituite. Ecco due installazioni tipiche: l'Invictus 280 GT e il Sax Strider ABT utilizzano dei piedi poppieri. Rispetto al pod drive ha un pescaggio minore, addirittura si può tiltare, cioè sollevare quasi completamente dall'acqua per ridurre ancora l'immersione. E poi, naturalmente, con il trim si riesce a regolare l'assetto dell'imbarcazione e quindi a ottimizzare le prestazioni e a ridurre i consumi. È brandeggiabile e abbinabile al comando joystick. Ma quali sono i problemi? Ha una cinematica molto complessa. Guardate. Il moto della trasmissione deve essere cambiato due volte. Dall'albero connesso al motore si passa a un albero verticale e poi all'asse elica orizzontale. E tutte queste coppie coniche, l'insieme di tutti questi ingranaggi, assorbe potenza, energia, fa perdere velocità, efficienza. Ma c'è un altro problema. Questi ingranaggi devono essere anche abbastanza robusti per sopportare la coppia e la potenza del motore, quindi bisogna scegliere il piede poppiero giusto per il motore che state utilizzando. E poi dovete anche saperlo utilizzare, ovvero sia ogni volta che accelerate o che togliete gas, questi ingranaggi vengono molto sollecitati e allora fatelo con dolcezza, non è sempre il caso di partire a manetta. Il piede poppiero ha un limite, la coppia e la potenza massima, e nei modelli più diffusi non si va oltre i 440 cavalli. Due modelli che li utilizzano sono per esempio il Cranky T36 e il Rivamare. Ma ovviamente se andiamo nell'ambito racing le cose cambiano. Il piede M8 di Mercury sopporta una potenza massima di 1650 cavalli e noi l'abbiamo utilizzato su una barca velocissima per andare a 143 nodi. L'Outer Limits SC46. C'è poi il Forward Drive di Volvo Penta, che è un tradizionale piede poppiero, però con eliche traenti rivolte verso prua, un po' come il sistema EPS appunto di Volvo Penta. L'idrogetto non ha pescaggio e oltretutto ha un'ottima manovrabilità anche a lento moto, ma soprattutto ha un'elevata efficienza, anche se solo alle andature medio-alte. Il sistema però è complesso e richiede un'accurata fase di messa a punto per trovare le migliori prestazioni. È l'unico impianto di propulsione che non ha alcun limite di installazione, né di potenza né di misura dello yacht. Lo troviamo su navi da diporto veloci come il Pershing 140, un super yacht di 43 metri e 30 centimetri che ha 4 motori MTU della potenza di 2600 cavalli ciascuno e con i quali raggiunge i 38 nodi di velocità massima.
Ma l'idrogetto è molto apprezzato anche sui tender perché l'assenza di pescaggio permette di avventurarsi su bassi fondali e persino di spiaggiare, per non parlare poi delle doti di manovrabilità e di stabilità su questi piccoli scafi dovute all'abbassamento del baricentro rispetto al fuoribordo. E infine le propulsioni di superficie, che sono fatte sì per correre, ma che vengono utilizzate anche su yacht molto sportivi. Sono robuste e quindi sopportano motori con tanta potenza e coppia, senza accusare affaticamento. E questo è un primo importante aspetto che ne consente l'uso anche su mezzi speciali, come per esempio questo pattugliatore veloce di Ferretti Security Division. La loro particolare posizione sullo specchio di poppa, la minima immersione, la ridotta resistenza della pinna direzionale e delle particolari eliche che utilizzano permette di ottenere un'efficienza molto elevata, ancora più importante quando le velocità sono alte, sia con grandi yacht come il Pershing 8X, sia con open sportivi come per esempio il Sea Infinity T48S. Sappiamo che la resistenza delle parti immerse è il principale freno alla corsa di un'imbarcazione, quindi dobbiamo togliere tutto quello che possiamo dall'acqua. E la posizione ideale per le propulsioni di superficie è questa, con gli assi a pelo della superficie e alcune pale dell'elica immerse e altre fuori dall'acqua. Questa posizione la si ottiene regolando il trim, cioè l'inclinazione degli assi delle propulsioni di superficie. In questa maniera si portano le eliche a lavorare nella situazione migliore. Sono eliche speciali, guardate come sono fatte. Le pale sono tagliate perché questa superficie serve per spingere lo scafo e queste invece che si trovano fuori dall'acqua non oppongono alcuna resistenza, non hanno il dorso che frena la corsa dello scafo. Insomma, è un sistema speciale che serve proprio per correre veloci. Ora però, siccome l'assetto della barca varia continuamente per effetto della velocità, del moto ondoso, della distribuzione del carico a bordo, è piuttosto noioso per il pilota dover correggere continuamente l'inclinazione, il trim delle propulsioni di superficie. E allora sono stati inventati dei sistemi di controllo automatico del trim. Su questo impianto, per esempio dell'italiana Top System, basta premere un tasto, questo, Easy Set, per affidare al sistema il controllo completo e anche il controllo migliore delle prestazioni, dei consumi, dell'assetto dell'imbarcazione. Ora però le propulsioni di superficie hanno due grandi svantaggi, una pessima efficienza alle basse andature e una scarsa manovrabilità, nonostante siano brandeggiabili. Ma anche questo problema è stato risolto con un comando joystick. Questo è quello realizzato da un'altra azienda italiana, la Xenta. E con questo semplice strumento sono possibili manovre di qualsiasi genere, dalla rotazione alla traslazione alla composizione di movimenti misti. Ogni sistema di propulsione ha vantaggi e svantaggi, dipende dall'imbarcazione su cui viene installato, ma non dimentichiamoci che anche l'imbarcazione deve essere progettata e costruita attorno al sistema di propulsione che è stato scelto.